Andiamo a vedere un po' quello che ci aspetta di questo trailer. Intanto vediamo che ci sarà nella, nella nuova mappa un treno, eccolo qua, che girerà per tutta la mappa e quindi potremo spostarci su questo mezzo di trasporto. Sembra che abbiano rapito Baranita. Queste sono le nuove armi, lo vediamo qui. Questo bel fucile. E la novità di quest'anno sarà che le armi potranno essere modificate: cioè aggiungere, come vedete, un silenziatore, un mirino e dei caricatori diversi. quest'altra bellissima arma. Vedete, eccolo. E ora lo troveremo anche scritto: Underground Battaglia Reale Capitolo. 5, stagione 1 avremo le moto da cross lo vedete questa nuova vettura è davvero bella e vedremo che dovrebbe essere abilitata anche la modalità automobile diciamo quindi ci saranno delle corse però sarà una modalità a parte tanto bellissima la grafica sembra molto migliorata da questi vediamo qui ci sono dei nuovi veicoli per l'appunto questo azzurro che sembra essere quello che abbiamo visto prima ci sono poi qui delle jeep vedete si sì, sono delle Jeep eccole là davanti delle Jeep dalle quali sparare abbiamo un buggy e quello di più che un Buggy è l'auto di Rocket League queste altre due auto davvero sportive per l'appunto eh, come dicevamo per l'appunto le auto sportive per la gara di le gare automobilistiche la versione automobilistica di Forte ma guardate qua cosa c'è scritto conquista il treno quindi qui noi dovremo conquistare il treno che sarà presumibilmente un po' come andare a conquistare eh, l'isola volante che c'era finora nei vecchi capitoli quindi dovremmo conquistare questo drone. non sappiamo se ci saranno delle reward intanto abbiamo visto una jeep lì sulla sinistra che stava un bel fuoristrada qui vediamo anche tra le novità questo scudo un'altra novità da oggi con mod per le armi come vi dicevo prima, vedete qui c'è un mirino laser un silenziatore, è stato messo, un altro caricatore, eccolo qua, un altro mirino aggiuntivo. Anche questo ogni arma quindi avrà anche i suoi mod che dovremmo credo trovare all'interno delle chest e vedete lì quello in cui sta sparando, verso cui sta sparando questo mitra, diciamo. questo quello lo scudo, lo scudo che è un po' in genere in uh, equipaggiamento alle forze dell'ordine, diciamo, qui in Italia. E vediamo, eccole qua le due jeep che dicevamo prima. E noi, questo nuovo tipo di veicolo, un gameplay e movimento rinnovati. Ah, vedete come ci si può arrampicare in questo modo: ci si può aggrappare e poi risalire. Non è quindi soltanto più l'aggrapparsi per salire, ma proprio aggrapparsi al muro. Un po' alla Uomo un po' come se avessimo delle ventose. E avete visto? Scavalca anche lì il muretto. Un altro tipo di movimento. Ecco qui. Queste sono le due auto nuove: vedete, auto sportive Lamborghini. Per l'appunto, questa dovrebbe essere una potrebbe essere. Eh, adesso non, vabbè, non mi viene. Comunque, è una Lamborghini. Avete visto? Combattimento con la Marampino. Quindi ci sarà questo rampino che avrà, eccolo, questo c'era già stato qualcosa di simile in passato, ok, si attacca il rampino e poi possiamo attaccare in questo modo qua qui vediamo c'è un nascondiglio dentro quella scatola, un nuovo tipo di nascondiglio queste sono delle bombe, vabbè, che ci sono sempre state, saranno simili eccola, l'ultima questa sarà l'ultima skin del Battaglia la skin di Peter Griffith. Ancora il treno. Vedete lo scudo? Come vi dicevamo, avrà sicuramente un'energia lo scudo che non durerà all'infinito. E questo è un po' quello che ci aspetta. Anche se qui c'è scritto: include scene non relativo al gameplay. Alcuni oggetti opzionali richiedono l'acquisto. Quindi alcuni oggetti potrebbero essere acquistati. Questa è un po' anche l'auto, lo vedete tutte le skin le nuove skin di questo pass che sono ben 8 praticamente 8 skin e quindi direi davvero un bel un bel un bel divertirsi quello che ci aspetta abbiamo visto tante novità in questo trailer se voi avete visto qualcosa che ci è sfuggito magari lasciatelo scritto nei commenti e direi che ci sarà parecchio da divertirsi e se volete giocare con noi mi raccomando ci trovate sempre online e ora poi vedremo più avanti come andare a fare i livelli se sarà cambiato un po il, lo stile delle missioni oppure no questo ancora no, non è stato diciamo svelato potrebbe essere anche rimasto tutto uguale ma abbiamo visto tante tante novità sono curioso di vedere se il movimento diciamo l'arrampicata è valido solo nelle costruzioni fatte dai giocatori o se sarà valido anche nelle case praticamente diciamo nei muri delle case perché lì in quel video c'era un po' era una costruzione del, dei giocatori comunque è divertente anche il fatto di poter eh, potenziare le armi con i mod non è specificato bene dove si trovano questi mod potremmo trovarli molto probabilmente all'interno delle chest o acquistare alle, ai distributori automatici ora non ci resta che aspettare il download di, del programma e il riavvio dei server per poter finalmente iniziare a giocare. Non so se faremo una live o faremo sicuramente le missioni come sempre e niente, che dirvi. Ci salutiamo, mi raccomando, state tutti online, mettete, iscrivetevi al nostro canale, mettete un bel mi piace, cliccate la campanella per non perdere le nostre notifiche. Ciao a tutti!